Vitto Family, benvenuti su Escaping the Prison! Vedete questa prigione? Ecco, noi siamo questo omino in prigione, vedete le guardie che lo stanno prendendo in giro così? E il nostro obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di scappare dalla prigione. E per farlo avremo a disposizione varie scelte. E una di queste qui ci permetterà poi appunto di scappare. Ma noi dovremo essere bravi con il nostro super intuito a capire quale di queste possibili scelte sarà quella giusta per poter poi scappare. Vedete, ecco, dentro quella torta si trovano gli oggetti. E adesso dobbiamo scegliere quale di questi 6 oggetti sarà quello là buono per farci scappare. Allora, abbiamo una lima. Una lima, se vede, classica, quella da film per rompere le sbarre. Poi abbiamo un energy drink. Poi abbiamo un teletrasporto. Oh, cavolaccio. Abbiamo anche un lanciarazzi nuovo di zecca, un cellulare e un trapano. Allora, non lo so. Però, siccome vedo un lanciarazzi e sapete che io sono un pochino pazzerello con queste cose, direi di provare prima con lui. Non lo so, voglio vedere che succede, perché se va figo, dove succede un casino adesso? Ok, sei pronto? Dai, spara! No! Come ho fatto a attraversare le sbarre? Oh no, ecco, ecco, lo vedevi, non era quello giusto. Però ero curioso di vederlo. È successo un casino, hai fallito, tranquillo. Lo sapevo già. Teletrasporto, vediamo lui. Mi sembra troppo facile, non lo so. Ecco, se tre... Okay, ma una roba aliena, che è? Ok, sì. Siamo nel deserto. Ah no! Troppo facile, non eravamo nel deserto, eravamo nel poligono di Tino. Ci siamo teletrasportati fuori dalla prigione. E non era manco questo. Ok, vediamo l'energy drink, mi sembra pure una cosa figa. Ok, bevi. Che è successo? Che va? Oh! Il tempo sta iniziando a rallentare. Cazzo, quindi siamo super veloci. E anche super forzuti. Perché abbiamo, oh, vista, abbiamo pagato le sbarre come se fossero burro. Oh mamma mia, ma che brutto che c'è là dentro. Ok, mettiamo la polizia della spazzatura. Ok, lui sta mangiando il pollo e noi ce lo rubiamo. No, no, non è il pollo, non lo so, è una patata. Non so cosa sia, cos'è quella cosa. E siamo fuori, ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. Ah no, no, no. Ah, gli è venuto un attacco perché mi sa che forse era intollerante all'energy drink e quindi non andava bene, non è manco quella. Allora aspetta. Allora io provo la lima perché secondo me era quella giusta che ho detto fin dall'inizio. E infatti, ok, adesso dobbiamo scegliere se la, limare appunto la porta. Quindi usciamo dalla porta principale. Però non lo so, ci sono le guardie. Potrebbe essere, non lo so, non molto sicuro. Proviamo dalla finestra. Vediamo se dalla finestra riesce ad uscire. Aspetta, ma noi eravamo all'ultimo piano, eravamo in alto, non va bene. Allora per forza dobbiamo uscire per forza la porta. Vediamo un attimo con la porta. Ma ci sono le guardie, come fai? Non si può. Aspetta, proviamo a uscire, vediamo se le guardie ci vedono. Sicuro che non ci vedono. Ecco, come l'ho detto, ci ha sentiti? Ci ha sentiti. Ah! Ah, dovevo premere al momento giusto. Se avessi premuto al momento giusto, mi sa, ecco, aspetta che... Vediamo un po' se premo qua. Ecco! Oh! Devo stare attento. Aspetta, riproviamo. Sinistra, destra. Sinistra. Sinistra. Ok, destra. Viene qualcun altro? C'è qualcun altro che ne vuole ancora? No. Ok, cos'è qui? Ah, ok, perfetto. Ci troviamo qua, dobbiamo scegliere. Ah, la cintura di granate. Ma, ah, Dax che sta lì. Oppure la sedia. Allora, mi sembra che la cintura di granate sia un pochino pericolosa. Però siccome noi siamo un pochino pazzerelli, direi di provarla, vedete che succede. Vai con la cintura di granate. No! Ma quanto è scemotto però. Dai! Che cavolo. Poteva funzionare, ma lui è stupido, non la sa utilizzare. Vediamo la sedia dove va. Ok, del condotto d'aria. Andiamo a sinistra o a destra? Allora, proviamo a sinistra. O stavano le guardie a sinistra? No, mi sa che forse... Forse è la strada giusta. Forse è la strada giusta. Cioè, abbiamo preso la strada giusta. Ah, no. Direi di no. No, aspetta. Allora, proviamo ad andare a destra. Destra, perché è la strada maestra. E quindi fa rima. Oh, ci troviamo sull'attico. Perfetto, adesso che...
che dobbiamo prendere? Oh mamma, quante scelte! Abbiamo così il cavo d'agente segreto, sapete, per lanciarci con il cavo. Abbiamo le ventose, il paracadute o il jetpack. Allora, noi siamo pazzi e andiamo prima per il jetpack. Sì, zaino razzo, vediamo dove ci porterà. Da nessuna parte, è rotto. No, è rotto. No, no. Mo ci schiantiamo, guarda qui. Siamo finiti di noi in prigione. No, io volevo lo zaino razzo. Vediamo con il paracadute. Vediamo, mi sembra una cosa sicura, voglio dire. No, almeno che non ci siano dei polli all'interno di quella, di quel paracadute. Non penso che... Ecco come l'ho detto. Non ci sono dei polli, ma c'erano delle franchise. Ma chi è che mette queste cose nei paracaduti? Scusate, era un troll. Allora andiamo per l'evento. Anzi no, andiamo per il cavo d'agenti segreti. Vediamo un po' come va. Dai, 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 funziona. No, si è scottato le dita perché gli servono i guanti. Ma forse ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta? Siamo fuori! No! Non era manco quello! E allora vediamo le ventose. Ma perché sono così sfortunato che mi capita sempre l'ultima? Vabbè, no, perché comunque abbiamo modo di vedere un pochino tutte le possibilità. Non è che siamo sfortunati, però è divertente anche sotto questo punto di vista. Allora, ce l'abbiamo fatta? Sì, erano le ventose. Però voglio vedere le altre soluzioni. L'avventura non è finita qua, perché dobbiamo vedere che cosa succedeva con il trapano. Non l'avevo visto, cosa succede con questo. Ok, aspetta, aspetta, vai, vai, vai. Brum, 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 dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? No, ma ce l'abbiamo fatta, quindi era buono anche il trapano. Perfetto, allora ok, si è aperta un'altra strada. Vediamo un pochino dove ci porterà. Allora, meglio il piede di porco oppure l'opaceto. Ah, questo qua, per diventare invisibili. Serve a diventare invisibili. Allora, meglio l'invisibilità o il piede di porco? L'invisibilità perché è più figa. Fammi vedere. Ok, non so cosa stava scritto, però non preannuncia nulla di buono. Cosa? Ah, ma quindi ci permette di attraversare anche le pareti. Ma così finiamo sottoterra. No, dove stiamo andando? No, ok, non era quello giusto. Andiamo a piedi di porco, siamo più realistici, dai. Andiamo nelle fogne. Ah, ok, ah, ci hanno peccati, non è quello. Scappa, 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 piccolo amico. Scappa, non farti prendere. Madonna, ma ci si sparano pure. Ah, devo scegliere se è destra o sinistra. Aspetta, devo... No, 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 mo ci riproviamo. Andiamo a sinistra. Sinistra. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è? Guarda quanto è fiero con quegli occhiali. Ma che non c'è... No, aspetta, ho sbagliato. Non l'ho premuto in tempo. Aspetta. Dai, dai, allora andiamo... Oh, dritti. C'era anche... Sinistra, sinistra. Ma quindi si può anche andare dritti? No, dritto no, c'è il muro. Non voglio andare sul muro. Vado a sinistra. No, ma che, bisogna andare sul muro? Va bene, andiamo sul muro. Se sinistra non va bene. Andiamo a dritti, vediamo che succede se si va dritti. Oh, che figo. Che talento. L'uscita. L'uscita perfetta, adesso che dobbiamo fare? Uno scontro fra titani. Lui che ha il fucile e noi che abbiamo le mani. E fa anche rima. Chi vincerà? Non lo so. Ah, dovevo pre... Ah, no, dovevo giusto in tempo. Ma andiamo a destra. Ah, no, a destra c'era la colonna, perfetto. Ok, allora, ci siamo. No, stavolta dobbiamo premere al momento giusto. Quindi quando me lo dice, devo premere qui. E non so cosa succederà. Non so quali speranze abbia contro dei uomini armati e lui senza armi. Oh, guardate che riflesso. Cosa? Ha preso una pallottola con le mani e l'ha lanciata dietro. Non ci posso credere. Stiamo evadendo sul serio? No, mi sembra tutto troppo perfetto. Secondo me è uno scherzo. No. Siamo usciti sul serio? Siamo veramente usciti di prigione! Non ci posso credere, c'erano due finali! Questo era un pochino strano, per posto della verità. Il primo era più realistico.
Però l'importante è uscire, voglio. La Vitto Family è riuscita anche questa volta ad evadere di prigione. E se volete diventare anche voi dei membri ufficiali, potete avere i cappellini ufficiali della Vitto Family andando su Vittorio Loffredo. E vei, e i cappellini arriveranno da casa mia a casa vostra. Bene, io sono Vittorio e ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao.